Ci stiamo avvicinando a due importanti appuntamenti, 13 e 14 maggio, due appuntamenti, due convegni dove si farà il punto sulla situazione per i tumori collegati al papilloma virus, un fenomeno non trascurabile. In Italia sono poco più di 53.000 le donne con pregressa diagnosi di carcinoma della cervice uterina, che rappresenta il quinto tumore più frequente nelle donne sotto i 50 anni. Sì, sì, è proprio così, è proprio così. Infatti per questo motivo faremo questi convegni. Il primo, il 13 maggio, sarà prettamente specialistico, rivolto ai medici otorino, perché il papilloma virus, oltre a dare dei tumori alla cervice uterina, dà anche dei tumori nell'ipofaringe e nell'orofaringe, perché è un tumore che è molto diffuso, diciamo, è abbastanza diffuso, perché il virus, il papilloma virus, è un virus diffusissimo. Esistono circa 100 estotipi di questo papilloma, non tutti che danno problemi, però molti sono anche quelli che danno dei tumori benigni. Per esempio, la classica verruca che si ha nelle mani e nei piedi è dato dal papilloma virus. Di questi 100 estotipi ce ne sono due o tre che sono delle particolari aspetti del papilloma virus che determinano delle alterazioni carcinomatose, specialmente nel collo dell'utero e anche nell'orofaringe. Ecco, questo, ecco, per questo. E quindi l'unica cosa da fare è la prevenzione, perché, ripeto, come ho detto prima, il papilloma virus è un virus diffusissimo e praticamente l'abbiamo preso quasi tutti, sicuramente, soltanto che il nostro sistema immune è in grado di controllarlo. Ecco, dottore, queste iniziative non siete da soli, c'è anche la partecipazione di associazioni di ricerca prevenzione, puntate soprattutto alla prevenzione, ma anche alla sensibilizzazione nel tessuto sociale, certo, e quindi nelle scuole anche. Questo sarà l'aspetto del convegno del 14 maggio, dell'indomani, perché, come lei sa, siamo ancora sotto pandemia e purtroppo le strutture sanitarie sono state impegnate per un paio di anni per combattere, diciamo, la pandemia da Covid, e quindi sono saltati molti screening, sono saltati molti controlli, i controlli che si fanno nelle donne, tipo il pap test, la ricerca del DNA virus, e quindi c'è stato anche un calo, diciamo, nell'aspetto della prevenzione, quindi della vaccinazione, perché la vaccinazione si fa ai ragazzi e alle ragazze dai 12 ai 16 anni. Ecco, infatti, ci può spiegare perché puntate alle scuole? E perché, ripeto, si è visto da studi fatti, diciamo, da diversi anni, che sono stati confermati da ricerche che sono state portate per 18-20 anni, che la vaccinazione contro il papillomavirus è l'unica prevenzione primaria che possa impedire l'insorgere del tumore. Cioè il tumore della cervice uterina, come quello dell'orofaringe, diciamo, con questo tipo, è l'unico tumore che è prevenibile con la vaccinazione. Non esistono altri tumori che hanno questa caratteristica. Cioè il vaccino blocca il tumore. Quindi è necessario che i ragazzi fra i 12 e i 16 anni, tutti ragazze e ragazzi, facciano la vaccinazione contro il papillomavirus. Perché e proprio 12-16 anni, dottore? La scuola, bisogna lavorare anche sulla scuola. Ma perché proprio 12-16 anni? Perché si fa la vaccinazione prima che i ragazzi abbiano i rapporti sessuali. Perché la infezione da papillomavirus si trasmette con i rapporti sessuali. Quindi si pensa che a 12 anni, 14 anni ancora i ragazzi non abbiano una certa dimestichezza con i rapporti sessuali, quindi sono ancora in grado di poter sviluppare delle resistenze, degli anticorpi contro il papillomavirus. A che punto è il sistema, la campagna di vaccinazione contro il papillomavirus nel nostro paese? Nel nostro paese è diminuita, si fa ancora, perché noi abbiamo il polso della scuola che ci informiamo e i ragazzi ci dicono sì, noi l'abbiamo fatto, noi non l'abbiamo fatto, eccetera. Però chiaramente bisogna continuare, cioè l'incidenza è ancora bassa.
siamo sul 40-50%, insomma è troppo basso ancora. Consideri che l'ultima ricerca che è stata fatta, è stata pubblicata a novembre, ha dimostrato che se la vaccinazione si fa nell'età giusta, si ha la diminuzione dell'84% di poter avere un tumore. Se invece la vaccinazione si fa a 20-25 anni, cala dal 60 al 25%. Quindi capisce bene che bisogna farlo subito, cioè si può fare anche dopo, ma è necessario farla in questa fascia di età, capisci? Questo è il punto. Ecco perché noi cercando di fare questo convegno, perché poi assieme alle associazioni che si occupano di tumori come la LILT e l'AIRC che sono con noi, cercheremo di fare anche l'anno prossimo qualcosa nei confronti delle scuole, dei genitori, degli insegnanti, dei medici, dei pediatri, perché saranno tutti coinvolti, perché vede, il pediatra e il medico di famiglia è essenziale questa cosa qua, perché è lui che dice ai genitori vaccinate i vostri figli, capisci? Intanto quindi, per prendere parte a questa 2 giorni, 13 e 14 maggio, cosa si può fare? Non ho capito, scusa. Intanto per prendere parte a questa 2 giorni del 13 e 14 maggio, cosa si può fare? Allora, il 13 maggio è diretto ai medici, quindi bisogna essere medici. Il 14 maggio è aperto a tutti. Si fa al Palazzo della Cultura e sabato dalle 9 alle 12.30 saremo là a discutere con tutti questi personaggi. Ci sarà il direttore dell'istituto dell'epidemiologia dell'ASP, che in pratica dove si organizzano le vaccinazioni. Ci sarà un professore universitario, una ginecologa, ci sarà un professore di otorino, ci saranno i rappresentanti dei medici di famiglia e dei pediatri e ci sarà la LILT e l'AIRC che ci supportano in questa campagna che noi stiamo cercando di portare avanti. Grazie al dottore Attilio Denaro, presidente della Scuola Medica Mediterranea Cervico-Facciale. Grazie ancora per questi particolari, grazie per questo impegno. Aspettiamo. L'appuntamento quindi 13 e 14 maggio, il 14 maggio a Catania, Palazzo della Cultura. Esatto. Grazie ancora, grazie. Buona giornata. Buona giornata, grazie dottore Tirola, arrivederla, grazie.